locale che gioca a programmare e fa parte dello staff del sindaco, quindi... È un applauso! Quanti anni hai? Ma non si chiede di venire specialmente. Però da dove vieni? Ha detto di meno comunque. Ma da dove vieni? Buonasera a tutti. Aspetta, ragazzi. Buonasera a tutti e benvenuti ad Aieta. Adesso è improvvisato questo discorso perché Carmelo mi fa gli scherzi. Grazie a tutti per essere venuti, speriamo che questa visita sia stata di vostro gradimento e speriamo di avervi di nuovo ospiti qui da noi prossimamente, magari per l'estate o anche per l'inverno, perché comunque Aieta merita di essere visitata anche, anche più a lungo rispetto a comunque poche ore che avete avuto a disposizione oggi. Brava! Io posso dire due parole. Penso di esprimere quello che queste persone qua, che sono i partecipanti del Giro dei Tre Mari, penso di dire. Cosa c'è? Abbiamo potuto ammirare un borgo bellissimo, stupendo. È normale che le mie riflessioni personali forse sono quelle di che possa essere ancora più valorizzato. Io lo so che ci state provando, che è molto difficile certamente anche incentivare questa località con esercizi, diciamo così, anche commerciali che possono andare a essere venduti i prodotti che vengono prodotti da quest'area. I famosi fagioli. Sbaglio o qualcuno... No, hai ragione. Li avremmo assaggiati allora, volentieri. Io, il mio consiglio da persona del sud, dove ci sono, dentro di me ci sono delle origini calabresi e pugliesi, d'accordo? E quindi è importante. Non aspettiamo molto. Non aspettiamo molto, ma non aspettiamo che altra gente, anche stranieri, possano avere questa idea e anche questa iniziativa. Io lo dico per voi, ma anche per cercare di contribuire a limitare quelle, a implementare quelle che sono le tradizioni del posto. D'accordo? La ringrazio, dottoressa, ci saluti il sindaco e un complimento particolare. Io non ho mai visto, per esempio, dei dipendenti della pubblica amministrazione così poliedrici, tipo Carmelo che fa il vigile urbano, il polizia edilizia, spero per lui non polizia mortuaria, insomma. Però è anche guida turistica. Complimenti Carmelo e un grazie da parte di tutti. Man.